Buongiorno signori, bentrovati. Oggi domenica 30, 29, ci facciamo una bella sessione in OTC, quindi ricordiamo sempre che l'OTC significa over the counter, per cui opzioni non regolamentate. Siamo su broker Pocket Option che ce le presenta. Vi ho già spiegato che ci sono altri broker che stanno nascendo, ma li avrete su questo canale recensiti per bene, li sto provando e devo ovviamente provare a certificare che siano seri per la metà di gennaio, quindi non vi preoccupate. Per ora Pocket Option comunque rimane un ottimo broker, tant'è che ci fa tradare anche in OTC. Per l'OTC dobbiamo accontentarci dei grafici che ci dà il broker, perché non esistono altri siti come la MetaTrader che ci forniscono grafici, perché per l'OTC funziona così, va accettato. Vi ho spiegato il perché. Allora, qui vedo qualcosina di molto simpatico ed interessante. Allora, 3 minuti, strategia Spartacus, naccia, mettiamo subito i $50, ok. E vai, andiamo adesso prima che sia troppo tardi. Allora, 3 minuti, CAD, JPJ, OTC, strategia è la Spartacus, ok? Ed il nostro time frame è 3 minuti. Perfetto, siamo entrati, c'è anche un bel ritorno questa qui. E va bene, eccola qui, vai, vai il verde, faccelo vedere. Benissimo, ieri abbiamo fatto una bellissima diretta, se qualcuno vuole la può andare a riguardare, abbiamo parlato di molte cose e domani vi farò l'ultimo video ovviamente dell'anno, il 30, oggi 29, faremo l'ultimo, tra virgolette, in OTC. Frattempo abbiamo aperto, come vi ho detto, l'operazione a 2 minuti, ma non ho paura, non ho problemi perché so che andrà nella direzione da noi sperata al termine dei 3 minuti, che è il time frame della strategia Spartacus. Strategia Spartacus OTC, come voi ben sapete, che è calibrata, ponderata per le opzioni OTC. Mi chiedete sempre se si può utilizzare anche per quelle normali. Vi ripeto, sarebbe come utilizzare un qualcosa di non adeguato, che cioè con tutte le analisi e le indicazioni e gli indicatori e i siti di grafici che abbiamo con le opzioni ordinarie, quindi quelle non OTC, sarebbe da folli utilizzare queste cose qui, queste analisi qui per quello, tutto qui. Qui le abbiamo dovute calibrare per un mercato OTC che è completamente diverso rispetto a quello regolamentato, chiaro? La cosa bella dell'OTC, come vi ho sempre detto, è che anche chi magari durante la settimana è molto impegnato e fa fatica a rimanere al computer rilassato o a potersi dedicare qualche ora da passare appunto con tranquillità sui grafici, riesce a essere presente e a essere operativo, e questo è il grande merito che va dato alla Spartacus e all'OTC, il fatto di poter far avvicinare le opzioni binarie anche chi le ha magari sempre viste con ammirazione e appunto apprezzamento, ma non ha potuto muoversi per ragioni di natura lavorativa, temporale, eccetera eccetera. Come avete visto, il verde ci ha fatto subito andare in the money ITM, e stiamo andando anche molto bene questa operazione. Speriamo che non ci faccia ora ricredere, ma non credo, mancano 20 secondi e abbiamo un vantaggio che è abbastanza discreto. Ora non voglio parlare perché sennò poi va a finire che, come vi dico, si parla sempre dopo mai prima, però su per giù dovrebbe essere andata, e anzi speriamo che ci faccia pure un bel... No, perfetto, problemi non ce ne sono. Eccoci qua, siamo rientrati alla grande. Siamo entrati alla prima operazione, è andata molto bene. 3 minuti, Spartacus, eccoci qua. Facciamone un'altra, perché, come voi sapete, noi dobbiamo agire sempre con 2 operazioni, mai con una. Allora... dobbiamo sempre andare con diverse operazioni, non una, altrimenti, come sapete, poi dopo si potrebbe dire che è fortuna, si potrebbe dire che stiamo imbrogliando, stiamo facendo, no, come non è il mio stile, però ovviamente dobbiamo cercarla l'operazione,
Vediamo un po' qua, no. Qui non mi piace tantissimo. Qui no. Qui no. 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 Non mi piace qui. Aspetta. No. Confermo di no. Poi, come vi ho sempre detto e ripetuto, la strategia Spartacus funziona non soltanto sulle valute, ma anche sulle materie prime, quindi Brent, crude, silver e gold, quindi sarebbe a dire petrolio, oro e argento, ma anche sull'azionario. Naturalmente, vi ho sempre detto, lo ripeterò ogni weekend, che l'unica cosa che potrebbe un po' essere particolare, vabbè, infatti se la troviamo la facciamo, è che in alcuni azionari, come vedete, per esempio questo di Intel, troviamo delle candele comunque piccole, a parte qui sarà successo qualcosa, troviamo delle candele molto piccole perché c'è poca volatilità. Naturalmente Intel non credo che il titolo abbia tutti questi scambi da poter farlo, insomma, diventare molto volatile, ma è normale perché l'azionario riguarda delle aziende, delle public company che non sono compagnie pubbliche. Attenzione, ma parliamo di SPA, che in inglese si dice public company. Attenzione, questo potrebbe essere interessante se mi esce. Dicevo, sono delle public company, per cui aziende, se vogliamo, si dicono pubbliche perché si dicono ad azionariato diffuso, cioè e le azioni vengono diffuse dal pubblico e sono scambiabili sia sul mercato primario che su quello secondario, ma tuttavia sono delle aziende. Non è un no, non va questa Facebook. Non è un qualcosa tipo euro-dollaro, ok? Che è molto molto volatile e ci sono molti scambi. Questo è fuori dubbio, bene o male. Però noi siamo qui, guardiamo tutto e laddove troviamo l'occasione, che si chiami Eurodollaro, si chiami Facebook, si chiami, l'altra volta la facemmo addirittura sulla Pfizer, si chiami, non lo so, in un altro modo, a noi non ci interessa. L'importante è che siano rispettate e verificate le condizioni che a noi interessano. Attenzione, interessantissima anche questa, sempre con 50, io spero che non mi scappi perché mi sta scappando, ma voglio prendere un punto molto più bello. Vai, 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 vai. Ecco qua. Ora, vabbè, peccato, non mi ha dato il punto che volevo, ma non c'è problema. Come vi dico sempre, non dobbiamo prenderla per un pip, ma dobbiamo, insomma, stare abbastanza tranquilli. E infatti adesso ci sta facendo vedere il verde. Dai. Allora, ricordo a tutti che il costo della Spartacus è di euro 100 di questa strategia che sto utilizzando in OTC ed è comprensivo di ebook formato PDF e video esplicativo con tre operazioni commentate e commento naturalmente sulla teoria, sulla strategia, su come utilizzarla e una spiegazione insomma più dettagliata, visto che a voi piace molto il format dei video registrati dove si spiegano cose. Vedo che è molto sentita ed è molto ammirata come cosa, e allora perché non fornirlo? Guardate qua, oggi veramente abbiamo due operazioni che sembrerebbero al bacio, non voglio parlare prima come sempre, però diciamo abbiamo beccato due belle schizzate in alto, due bei call che ci faranno prendere delle grandi soddisfazioni. Eccolo, vai, 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 bella, bella, bellissima. 1 minuto e 57 manca ancora, però, e voglio io essere cauto. Diciamo che questa candela spero che ci faccia vedere solo verde e pochissimo rosso e non ci faccia preoccupare. Bravo, perfetto, perfetto. E raga, qua c'era tutto, qua c'era una congiunzione perfetta, non potevo non entrare, non vederla ed era proprio un gioco da ragazzi su questa operazione, dai, con la strategia Spartacus, vi ripeto. 1,26 e il prezzo della Spartacus rimarrà invariato anche nel 2020, quindi non vi preoccupate.
Per me è una strategia che debbono avere tutti, anche chi opera in mercato regolamentato, perché il sabato e la domenica fare anche un'operazione a settimana, due operazioni a settimana fa sempre bene. Ad esempio io ieri ho fatto con voi la diretta, non ho operato, che ho avuto da fare, oggi ho operato con voi queste due, poi penso di fermarmi e sono 43-43, sono circa quasi $90, €80. Beh, per essere una giornata non lavorativa è tanta roba. Fallo per 4 settimane, 8 per 4, 32 sono €300. Cioè, che tu incassi così facendo il sabato e la domenica oltre il tuo normale trading settimanale. E beh, è tanto, sono soldi. Andiamo così, dai, 25 alla fine, dai, 24, 23. Forza. 19, 18, 17, 16. Ma guardate la bellissima, questa è proprio tre candele verdi, se Dio vuole. Se si chiude in verde questa, mi devo fare solo i complimenti da solo, dai. Bravo, vai, finisce lì. Perfetto. Signori, Spartacus, strategia Spartacus OTC. Per cui tutto bene, allora vi auguro una buona domenica, ci vediamo domani con il video sulla Revolution, iscrivetevi al canale, rimanete sintonizzati per tutte le novità, per i corsi che faccio, per essere seguiti da me, avete in descrizione il mio telefono, la mia mail, WhatsApp, Telegram, quello che volete per chiedere informazioni e iniziare magari un bellissimo percorso che comunque ci vuole studio ma è alla portata di tutti. Ciao a tutti e buona domenica.